Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fusi Gaming. Io sono Rineganevo e oggi facciamo un salto nel passato. Torniamo esattamente a MV3, dove ho ritrovato questo video nella cassaforte che avevo salvato tanti anni fa, circa 3 anni fa, dove farò una mob d'assalto, come avete visto, in XP Lobby da 1 milione di punti. Queste XP Lobby sono stato infettato dall'hacker in una partita precedente, quando lui ha abbandonato la partita per far salvare i punti ai giocatori che c'erano nella partita. Io sono stato infettato perché sono stato io a ricevere l'host quando l'hacker è uscito. Queste cose capitano raramente, non è detto che tu vieni infettato quando l'hacker esce e tu prendi l'host della partita, però a me è capitato, quindi ho sfruttato questa occasione tanto per divertirmi con gli amici e fare un po' di punti. In questa partita però non abbandonerò la partita per salvarmi i punti, solamente perché sono riuscito a fare una serie abbastanza lunga e sono riuscito a fare una mob. Il mio obiettivo non era esattamente quello, però visto che è uscita, siamo tutti più felici. E nulla. Questa mob l'ho fatta praticamente tutta d'assalto e sono insieme a 2 miei compagni, ex compagni di clan. Una la conoscerete di sicuro, che è Asher96, e l'altro è un mio amico, Lorenzo92, che non è più nel clan e ha deciso di stare con altri suoi amici. E ho voluto farvi vedere questo solamente per puro divertimento. E se anche voi avete delle clip, ma di qualsiasi gioco, non solo di MV3 o Black Ops 2, Black Ops 3, insomma, su qualsiasi Call of Duty, voi potete benissimo mandarla sulla nostra pagina Facebook, dove vi lascerò il link in descrizione del video, oppure lasciando un commento sotto questo video con la vostra game tag e del PSN, perché noi non abbiamo l'Xbox e quindi non potremmo registrare quello sull'Xbox, a meno che uno abbia l'HDPVR e riesca a registrare il video e mandarcelo sempre sulla nostra pagina Facebook, e poi noi decideremo, se ci piace, di pubblicarlo sul nostro canale, chiaramente taggando il ragazzo ragazza che ha fatto il video o la mob o qualsiasi altra cosa divertente che voleva condividere con gli altri. E cosa possiamo dire? Questa partita mi pare che abbia totalizzato un 69 milioni di punti, con il quale potevo scalare benissimo la classifica mondiale di Call of Duty del rank di uccisione confermata. Però vabbè, l'obiettivo era anche quello, però visto che era uscita una cosa, come vi ho detto prima, una mob carina, ho deciso di non salvare questi punti e di proseguire la partita. E parlare per 11 minuti è veramente una cosa infinita, veramente non passano più, non saprei neanche che cosa dire a parte descrivervi la partita e annoiarvi con la mia voce. Però purtroppo improvviso tutto, cioè non è nulla di scritto, non ho nulla qua su quale segnarmi la mia scaletta per poi raccontarvi quello che succede, quindi improvviserò esattamente tutto. E come serie d'assalto ho voluto utilizzare l'elicottero, il Pevlo e l'aereoguardia H6, visto che sono serie non comandabili, che non mi davano fastidio durante la partita e erano facili da concatenare insieme, visto che una volta chiamato l'elicottero 2 o 3 uccisioni te le faceva, riuscivi a chiamare l'aeroguardia, anche lei 2 o 3 uccisioni te le faceva, poi riusciva a chiamare anche il Pevlo, cose che potrebbero fare benissimo qualsiasi persona. E noi spesso abbiamo, come potete vedere, giochiamo in uccisione confermata perché dominio noi nel nostro clan non ci piace particolarmente, e in questa partita noi non terremo la mappa come al solito. Vedrò che girerò un po' a caso per la mappa, perché chiaramente nessuno tiene la mappa, gli spawn sono totalmente casuali in uccisione confermata, non è come dominio che è più facile tenere lo spawn, però ci si riesce comunque anche in uccisione confermata. Ci sono state partite dove in dome, tenendo solamente la mappa, ma non camperando, cioè tenendo a zone,
si gira per la mappa, ci si sposta, eccetera, eccetera, senza invadere chiaramente lo spawn nemico, in modo tale che i nemici ci spawnino noi alle spalle. È capitato che in partite, ma non solo in MV3, anche in Ghost e anche MV2, così dove riuscivamo a fare una nuclear o più, la nuclear per MV2, la chem per Ghost, la MO per MV3, anche più di una partita, perché tenendo la mappa giustamente è più facile totalizzare queste serie, è più facile giocare, è più facile fare delle serie lunghe. Quindi state partite, abbiamo chiamato anche 6 mob, è stata una cosa divertentissima perché poverini i nemici continuavano ad abbandonare la partita. Non sapevano più cosa fare, ma chiaramente poi queste cose le fai anche avendo un buon clan, ma anche trovando a volte dei lesi della squadra avversaria, che sono lì più per farsi uccidere che resto. Io qua sono riuscito a tenere la mia mob, però nonostante questo io non mi farò uccidere, perché come vi ho detto prima, il mio obiettivo non era assolutamente prendere la mob, il mio obiettivo era solo fare uccisioni per fare punti. E nonostante tutto sono andato avanti e vedere fin quanto riuscivo ad andare avanti la mia serie. Sono veramente infiniti questi minuti. E cosa posso dirvi? Io di solito non gioco mai con assalto, ma uso sempre specialista. Ho sempre usato specialista perché a parer mio è molto più comodo di assalto. Cioè avere a disposizione tutti i perk, tutti tra l'altro potenziati a livello pro, è veramente una cosa comoda. Che una volta ottenuto specialista è veramente, diciamo, molto più facile uccidere, anche se hai più resistenti, tipo con scudo blindato resisti alle esplosioni, oppure con predatore che con le mitragliette è veramente devastante. Come in questa partita usando un MP7 che è un'arma overpower, in MV3 come la CR, non ha totalmente rinculo e prende bene anche a buona distanza, con predatore veramente a 2 metri dalla persona, se riesci a muoverti bene lo shotti proprio. Poi io non posso parlare di shottate perché sono più le volte che vengo shottato io che quelle che io shotto gli altri. Purtroppo la mia connessione non può vantare più di 2 mega, ha un buon ping, però più di download così non posso avere rispetto a molta altra gente che ha provato a passare dalla 100 mega di casa loro, gente del mio clan, venire a casa mia a fare delle partite, che si mettevano le mani nei capelli perché non sapevano più come uccidere, perché sparavano ma il nemico se ne strafotteva dei proiettili che gli arrivavano, perché non si sa se gli sono mai arrivati quei proiettili. E vabbè, comunque come vi dicevo prima, se avete anche voi delle clip potete lasciarle in descrizione, lasciare il vostro tag, il nostro nome online del PSN nel commento, oppure sulla pagina Facebook che lasciate in descrizione, così noi andremo ancora a vedere se il video ci piace. Se il video ci piace sicuramente lo pubblicheremo e diremo chiaramente chi ha fatto questo video. Non è necessario che mi inviate delle proate, perché come gruppo noi abbiamo deciso di fare YouTube solo per divertirci. Appunto, non ci interessa condividere cose fantastiche, cioè sì, se le abbiamo bene, però il nostro obiettivo non è assolutamente quello di farci vedere come siamo forti, come così. Vogliamo solamente divertirci, quindi gente che si commenta e lo sono capace a fare tutti e siete scarsi così, cioè non ce ne frega niente di questo, perché ci sarà gente sicuramente che prenderà questi video come far vedere che noi vogliamo farci credere i supereroi o robe simili. Quindi noi veramente non ci interessa fare queste cose, sono solamente per divertirci. Tutti i video che pubblicheremo saranno così, oppure video di altre persone che voi volete condividere con noi, siamo più che felici di mostrarli. Tra l'altro mi sa che sta arrivando la mia prima morte della partita. È avvenuto sempre sparandomi alle spalle, perché io sono un ragazzo fortunato. A parte queste partite, non sapete quante volte sono morto a 23 per una stupidata, o per granate lanciate a caso, o perché il nemico usa assassino nel cespuglio con cecchino silenziato. Cioè robe così mi è capitato di vedere in Terminal, gente nei vasi col cecchino, quindi con la mimetica da cecchino, nascosti nei vasi. E che col cecchino silenziato stava lì fermo a aspettare che tu passassi davanti solo per ucciderti.
Poi potevano fare anche 1,27, però erano orgogliosi di se stessi. Quindi, pace all'anima loro e buon game a tutti. Ora siamo verso la parte finale del video. Lancerò la mia mob, chiaramente a me è sempre piaciuto farla vedere in killcam solo per puro divertimento. E vi farò anche dopo vedere il replay, così almeno vi ricorderete bene il nome del nostro clan, solo se vi interessa cercarci. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like al video, se volete anche iscrivervi per seguire altre cose divertenti che pubblicheremo. Vi ringrazio per avermi seguito e sopportato la mia voce e ci rivedremo al prossimo episodio.